Vangelo del giorno di lunedì 24 dicembre 2018. Feria propria del 24 dicembre. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto da Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Come Maria, anche Zaccaria si lascia coinvolgere dalla gioia, esprimendola con un canto, il Benedictus, che la Chiesa ha adottato nella recita delle lodi mattutine. Nella prima parte, il padre di Giovanni benedice Dio per l'adempimento della promessa fatta da Abramo attraverso la venuta del Messia. Nella seconda parte, profetizza su Giovanni il Battista, quale precursore e messaggero che ha il compito di preparare la via al Signore che viene. Nonostante l'infedeltà del popolo e il suo venir meno all'alleanza, Dio, nella sua infinita misericordia, ha mantenuto fede alla promessa. Quanto è consolante vivere nella consapevolezza di un Dio che nonostante tutto ci ama. Certo, questo non deve essere giustificazione al nostro errore, ma anzi deve essere motivo di conversione. I cantici riportati dall'Evangelista Luca tratteggiano questo volto fedele di Dio. In tutti viene cantata la sua misericordia, il suo amore per l'uomo, la sua fedeltà alla parola data ai padri. Una delle preghiere eucaristiche recita così: E quando, per la sua disobbedienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro. Che bello sapere che Dio ci cerca al di là dei nostri meriti.